Quello che vedi può sembrare un gambero qualunque, ma non è così. È il gambero pistola. Chiamato così proprio grazie alla sua particolare chela che usa come se fosse un'arma da fuoco. E questo animale è la sua prossima preda. Chiudendo la sua chela, riesce a produrre un suono più forte di quello di un colpo di pistola. Infatti uccide, o perlomeno stordisce, prede come questo gamberetto, per poi nutrirsi. Ok, fine momento spaghetti western. Si passa alla scienza. Solo un momento, prima ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche. Questo gambero appartiene alla famiglia degli Alfeidi e si trova in posti come Brasile, Bermuda, Indie Occidentali e Carolina del Nord. Alcuni adulti raggiungono i 5 cm di lunghezza e la chela che usano come arma è pari alla metà della loro stazza. Tra poco ci arriviamo a capire com'è che funziona questa chela letale. Questo gambero è compreso negli animali con la vista più veloce, infatti ha una frequenza di aggiornamento di 160 Hz. In altre parole, attraverso il nervo ottico dell'animale passano ogni secondo 160 immagini. Ora, questa chela come funziona? È fatta da due parti, una fissa e una mobile. La parte mobile si flette, incastrandosi come uno stantuffo su un punto specifico della parte fissa. La straordinarietà di questo gambero sta nel fatto che possiede due articolazioni totalmente nuove alla scienza. Un giunto scorrevole permette di armare, cioè aprire completamente la chela, generando la tensione necessaria. Dopodiché, come un coltellino svizzero, la chela si chiude, serrandosi immediatamente. L'energia liberata genera un flusso di acqua che può raggiungere la velocità di 115 km orari. Ma non finisce qui, perché la pressione sonora raggiunge i 210 decibel, che ok, è un bel numero, ma quant'è effettivamente? Considera che una sirena raggiunge i 120 decibel, un'auto da Formula 1 140 e un razzo al decollo i 180 decibel, cioè questo gambero fa un suono più forte di quello di un razzo al decollo. In più, in alcune condizioni, questo fenomeno può provocare solo luminescenza, cioè il suono è talmente forte che si trasforma in luce. Durante la chiusura delle chele si formano delle bolle che raggiungono la temperatura di 4400 gradi. Considera che la temperatura del sole è di 5500 gradi, quindi ci siamo più o meno. In realtà il suono non è provocato dallo schiocco delle chele, ma dal collasso delle bolle prodotte per cavitazione. La cavitazione consiste nella formazione di bolle di vapore all'interno di un fluido, che ad un certo punto implodono. È un fenomeno molto simile a quello dell'ebollizione, ma ci sono delle differenze. Nell'ebollizione la tensione di vapore sale, superando quella del liquido e generando delle bolle meccanicamente stabili, perché la pressione è uguale a quella del liquido circostante. Nella cavitazione, invece, la pressione del liquido circostante cala improvvisamente. Infatti, non appena la bolla ritorna in una zona di quiete del liquido, implode. Cavitazione a parte, possono verificarsi scontri di esemplari della stessa specie, ma sono lotte ritualizzate perché la distanza di combattimento è talmente alta che i getti d'acqua risultano inoffensivi. Ma che succede se più esemplari di gambe di pistola usano allo stesso momento la loro chela? Questo fenomeno si è verificato molto spesso durante la Seconda Guerra Mondiale, interferendo con le apparecchiature sonar militari. Ma non solo, può interferire anche con l'ascolto di suoni emessi da animali molto più grandi, come ad esempio le balenottere. Questo gambero vive in coppie monogame e il maschio, tendenzialmente aggressivo, protegge la compagna da eventuali attacchi. In più, la fecondazione è possibile solo poche ore dopo la muta della femmina. I giovani esemplari possiedono chele di dimensioni uguali, poi col tempo, o la destra o la sinistra, indifferente, diventerà l'arma con cui si procurerà il cibo. In realtà il gambero pistola non è l'unico animale a possedere quest'arma un po' particolare. Ne è un esempio anche il gambero Pink Floyd. Secondo una leggenda metropolitana, i Pink Floyd, durante un concerto a London's Crystal Palace, suonarono talmente forte da uccidere tutti gli animali presenti nel laghetto che separava il palco dal pubblico.
In realtà non è per questo motivo che il gambero Pink Floyd si chiama così. La ragione di questa scelta è dovuta ai gusti musicali del ricercatore e al colore rosa della punta della chela. Bene, il video di oggi... Bene, il video di oggi finisce qui. Se ti è piaciuto metti un like e condividilo. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo presto. Buon mare a tutti. All my life,